ho voluto valorizzare il Consiglio, quindi la prima scelta che ho fatto è stata quella di chiedere ai nuovi assessori di dimettersi, tra l'altro l'hanno condiviso e oggi presenteranno le dimissioni, perché così apriremo anche a ulteriori opportunità per i nostri consiglieri comunali nuovi. Eccola la nuova squadra per il secondo mandato di Anna Maria Cisinta a Monfalcone. 8 assessori e 3 consiglieri delegati su particolari temi. Una giunta pronta a tempi da record, poco più di una settimana dalla riconferma del sindaco con oltre il 72% dei voti, che vede l'ingresso di 3 nuovi assessori e una riassegnazione di compiti a quelli già presenti nel precedente mandato. Le new entry sono Tiziana Maioretto della Lega, a cui vanno educazione, politiche abitative e farmacie, Fabio Banello della Civica Monfalcone Vola, allo sport e infine alle politiche sociosanitarie e all'amianto il primario di oculistica Stefano Vita della lista Cisint al posto di un altro medico, l'ex vice sindaco Michele Luise. Promosso vice il già assessore alla sicurezza Antonio Garritani, riconfermati ma con qualche aggiustamento anche Sabina Cauci all'ambiente, Luca Fasana cultura, eventi e commercio, Paolo Venni a partecipate, bilancio, servizi e innovazione e Giuliana Garimberti al sociale, animali e cimiteri. Di alcune tematiche importanti si occuperà il sindaco in prima persona. Io mi sono tenuta anch'io le cose che ritengo più importanti da seguire, il mare, dove dentro ci sta la nautica, ci sta il porto, ci sta il litorale, ci stanno le politiche, ad esempio quelle più complessive che possono dare diversificazione e opportunità di lavoro a tutti e che sto seguendo con dei progetti strategici, i lavori pubblici, anche la viabilità, fino a quando la viabilità servirà allo sviluppo del terziario e del commercio. Ci sono infine 3 consiglieri delegati, Gabriele Bergantini al Centro Giovani, Denis Sartor ai controlli e manutenzione e Irene Cristina ai rapporti con i comitati di Rione.